Non v'è nulla in natura di più variabile dell'acconciatura di una donna. Eh sì, perché diciamocelo donne, a noi piace un po' giocare con i capelli, dargli sempre delle forme nuove, diverse, e pensate che la pettinatura può davvero cambiare l'outfit di una persona. E io oggi vi darò proprio dei consigli per la pettinatura perfetta a seconda dell'abbigliamento che indossate. Partiamo dall'abito elegante o con schiena scoperta. In questo caso assolutamente bisogna tenere i capelli raccolti per porre in risalto i dettagli dell'outfit, quindi chignon alto, basso, intrecciato, ma l'importante è che il capello sia raccolto. Un consiglio? Abbinatelo ad un orecchino gioiello, così che possa darvi anche un po' di luce in più. Un vestitino leggero, mosso dal vento, stretto in vita, capelli raccolti, una ciocca che vola via e tu che me la sistemi. Il mondo dovrebbe essere così. Beh, secondo me chi ha detto questa frase tutti i torti non ce li ha. Ma quando dobbiamo tenere i capelli sciolti al vento? Con l'abito, senza spalline o con scollo a V. In questo caso, mettendo in risalto il décolleté, dobbiamo lasciare i capelli totalmente sciolti, al massimo solo raccolti da un lato. Consiglio: per non sbagliare è importante decidere cosa si vuole valorizzare e cosa no del proprio corpo. Nel caso della scollatura, ad esempio, la scelta dipende da cosa vogliamo valorizzare o meno del nostro viso, collo, seno e spalle. Se i tuoi capelli sono a posto e indossi un bell'abito, potrai cavartela in qualsiasi situazione. E se ci pensate, un po' è vero, perché se abbiamo i capelli in ordine e sentiamo di aver indossato l'abito giusto, ci sentiamo anche un po' più sicure di noi stesse, ed è normale così. Adesso però vi parlo dello scollo a barchetta. Sappiate che questo scollo va molto di moda quest'anno, quindi sicuramente ne avrete uno nel vostro armadio e dovete abbinarlo alla coda bassa asimmetrica. Proprio sì, è questa la pettinatura ideale. Penso che la cosa più importante che una donna debba avere, a parte ovviamente il suo talento, sia un buon parrucchiere. A chi di voi non è capitato all'ultimo momento di chiamare il vostro parrucchiere di fiducia perché dovevate essere pronte per una serata speciale? Beh, vi parlo adesso dello scollo all'americana. Questo nome vi sembrerà un po' strano, ma in realtà ognuna di noi ha un abito simile nel proprio armadio. Si tratta di quegli abiti che tengono spalle, schiena scoperta, ma collo alto. In questo caso è molto importante porre in risalto la lunghezza del vestito, perché è l'unica parte coperta, ma anche particolare attenzione alla schiena e alle spalle. Consiglio la pettinatura ideale, uno chignon alto oppure delle raccolte laterali. Sono sicura che siete già lì, che avete chiamato il vostro parrucchiere per provare le pettinature che vi ho consigliato, ma ricordatevi che potete scriverci a info@tgevens.it per qualsiasi informazione o curiosità e io vi risponderò proprio qui in puntata, perché ragazze, che si tratti di abbigliamento o di pettinatura, la moda passa, ma lo stile resta.